Quest'anno l'arte contemporanea si mette in gioco a Castelbelasi. Si mettono in gioco 6 artisti affermati per accendere gli spazi austeri ed in corso di restauro del castello. La mostra Arte in Gioco Castelbelasi è difatti una sfida: conciliare gli arcigni ambienti in cura del maniero, pregni di storie e segnati da cicatrici da poco rimarginate, con le opere di Kenjiro Zuma, Luigi Stoisa, Franco Rasma, Marco Vinicio e dei trentini Paolo Tait e Pietro Weber. La loro arte qui si mette in gioco, dicevo, si mette in gioco attraverso i propri personali racconti, spesso drammatici, a volte sognanti e intimisti, per creare un dialogo intimo con lo spazio circostante. L'arte contemporanea non si mette in gioco solo confrontandosi con gli ambienti del castello, ma anche facendosi interprete del gioco stesso nella vicinanza con l'esposizione parallela di giocattoli d'epoca e antichi cavalli a dondolo della collezione Zanella Pasqualini. Pietro Weber propone la propria arte ceramica sacrale, panteista, primitiva. La cappella del castello è il luogo magico e profondo in cui esporre l'ultima produzione di altaroli portatili. Qui Weber crea delle architetture in miniatura, delle quinte teatrali del colore della terra per ospitare la rappresentazione di simboli universali: l'acqua fonte di vita, il volto umano, la Trinità. Arte in Gioco nasce in realtà mesi fa, durante l'inverno, con le visite degli artisti al castello. La natura dei luoghi, le foglie secche degli alberi del bosco vicino, i chiaroscuri dei seminterrati stimolano un immaginario negli artisti. Così Luigi Stoisa decide di lavorare conciliando le impressioni assimilate durante la visita del castello. I suoi lavori richiamano il mondo cavalleresco, che ripropone in carboncino direttamente a parete, e l'accostamento dei profumi della valle, un'arte sensoriale, a tutto tondo, scaturita da mele e foglie disposte sul pavimento. Franco Rasma porta al castello la sua pittura onirica, figlia del crepuscolo ed estremamente interiore. Le sue tavole d'olio sono ombre penetrate da una luce surreale, quasi marziana, sono figlie del sogno, sono racconti notturni dell'anima. Nelle opere proposte si ripete il tema della scacchiera, con il gioco della sfida continua tra bianco e nero, tra bene e male, tra anima e corpo, tra ragione e destino. Durante l'inverno Paolo Tait analizza pensoso le caratteristiche dei vari ambienti e opta per esporre i propri lavori nel grande salone del secondo piano. Sono disegni su carta, graffite tempera, uno smalto su rame, segni rabbiosi, pieni di pathos, gestuali e a tratti oscuri come oscura la sala scelta dall'artista. Al centro decide di esporre il proprio tavolo scultura intitolato Se penso a Masaccio, quasi oggetto pulsante a metà tra una macchina ed una creatura primigenia, un drago sputafuoco da un immaginario medievale. Marco Vinicio espone i suoi ultimi lavori su carta. Le grandi figure rappresentate carboncino, con tratti rapidi e vibranti, vorticosi e quasi omaggianti certi pastelli pozzoniani sono un inno alla montagna, al mondo contadino, alla bellezza delle cose più semplici e genuine. Marco Vinicio ci mette di fronte al mondo che vorremmo, ci porta dentro la natura, divenendo un tutto con essa. Kenjiro Zuma, oltre a rendere onore alla mostra e ai luoghi con 2 storiche opere bronze degli anni 60, frutto della sua ricerca spirituale attorno a un linguaggio e ad una scrittura universali, porta in mostra per la prima volta le sue sculture giocattolo, una serie di navi militari costruite destrutturando e riassemblando vecchi ferri da stiro. È la rappresentazione apparentemente giocosa di eventi drammatici del proprio vissuto, un ricordo della Seconda Guerra Mondiale combattuta nella Marina giapponese come pilota kamikaze.